possiamo cominciare. C'è molta gente ancora di sopra. Iniziamo. Bene! Stai in linea, dove vai? Per la festeggiata, Monsignoria King Andre e per Monsignor La Penne, è qui a corsa la compagnia degli Ispirati. Per solazzarvi con una adorabile e violenta commedia dal titolo L'Accademia dei Pirati o l'amorosa storia di Corgan e Ferdinando. Nella siffatta rappresentazione io narrerò quello che voi andrete a vedere interpretato da questi guasconi. Questa storia inizia qui. Non volete smettere di fare rumore? Questa storia inizia nel profondo dei Caraibi, quando il capitano, temibile capitan Pegasus, un giorno di sorpresa viene aggredito da un esercito di scimmie assassine. Chiama a udienza un suo messaggero, il messaggero. Ma questa è una storia, non è sicuramente aderente ai fatti reali, è solo una storia di finzione che però potrà regalarvi sollazzo e speriamo violenza. Violenza come diciamo, se visto. Dicevo, il governatore Carley chiama un suo emissario, Cunningham. Cunningham. Ehi, tu cane! Sì, governatore! Devi andare sulla... Questa nave lo calcia, gli dà dei calci nel beretano. Ripete. Fino a farla arrivare su una nave gialla di nome Preg, una nave attraverso la quale potrà lui compiere la sua missione. Intervallo musicale, cambio scena. Controllare quello che è. E poi a bordo della nave è una ciurma che Cunningham dovrà controllare, perché si vocifera che non siano veri pirati, siano solamente dei cialtroni con fattezze di pirati, e potrebbero trovare una mappa, e grazie a una lettera di corte del governatore Carley questi cialtroni forse potranno passare dei pirati. Che è stata trovata sul corpo del capitano Pegasus, quello con gli occhi squarciati. Nella prossima scena il narratore col cappello interpreterà il capitano della nave. E il rappresentante sale a bordo della nave. Salve, rappresentante! Io sono qui noi con la Dragane. Piacere, io sono il capitano Grosse e qui c'è la mia ciurma. Salutate, ciurma! Non mi dico!
Suppongo che dei pirati convincino, ma non sono molto convinto che questi siano dei veri pirati. No, sono veri pirati, e ora ve lo dimostreremo. Allora fatemi vedere delle cose da veri pirati. E fu in quel momento che i pirati iniziarono a piratare come solo loro sapevano fare. Cosa dobbiamo fare? Piratate! Nuovi strumenti musicali! Basati sul dolore! Bravi! Bravi! Dei cori! Dopo! Cambio scena perché ci spostiamo alla caletta a fondo. Il centro della scena. E fu così che i pirati trascinati verso la marea arrivarono a un certo punto. Arrivarono dove? Partirono, salparono per arrivare dove pensavano potesse esserci un indizio per trovare la mappa, ma intermezzo tragico, che all'interno di questa storia c'è anche l'amorosa storia dell'amore tra il pirata Colgan e Ferdinando. Un amore per l'epoca proibito, ma non per questo meno passionale. Vissuto tra la prua e la pompa della nave. Non ridete, è drammatico. È la parte triste. Mappa che li portò direttamente a un'isola di indigeni. E gli indigeni diedero informazioni, ma della mischia il Cunningham per il infieriamo un altro! Ma capitano! Capitano! Bravo! Ma Cunningham perì felice, perché il colpo di grazia fu dato dalla donna più pericolosa di tutti i mari, ma nel frattempo i pirati affranti per la morte di Cunningham. Affranti per la morte di Cunningham. Risalirono a bordo del galeone, dove però si era svegliato l'uomo forzuto, l'uomo più potente di tutti i mari. E non c'è! L'uomo forzuto?
Si picchiarono forte, duro. Stanchi un po', vai giù. E di lì passò un coniglio che venne schiacciato. Ma come? Oh! Sì, dai. Avevo anticipato che sarebbe stata una storia drammatica. No, guarda.